Inaugurate questa mattina le nuove aree verdi del quartiere Margi, nella periferia nord della città. Questo diciamo che è un esempio concreto di risposta a un comitato di quartiere che ha chiesto di voler recuperare degli spazi, delle aree che erano totalmente abbandonate, delle aree verdi che erano degradate e abbandonate. Noi siamo stati subito presenti, abbiamo detto subito di poter recuperare queste aree e abbiamo parlato subito di riqualificazione di questi spazi. Ci siamo messi in moto, sono stati anche dei mesi travagliati perché non era facile in questa fase anche mettersi subito in moto, ma abbiamo realizzato questo, lo voglio definire una vera e propria riqualificazione di un polmone verde che mancava in questa zona periferica della città. In via Corinto e via Spallanzani noi abbiamo deciso di riqualificare delle aree e donarle al comitato di quartiere che ne chiede l'adozione. Il comitato di quartiere si è impegnato affinché quelle aree lasciate fino ad oggi in totale abbandono divenissero un piccolo polmone verde per gli abitanti della zona. Tutto è partito questo autunno scorso, abbiamo contattato l'assessore Licata che gentilmente si è prestato alle nostre richieste e da lì è iniziato tutto un percorso che ci ha portato ad oggi, se potete vedere benissimo e inquadrare, già il giardino di via Corinto e via Spallanzani risulta completo nella sua bellezza, mancano ancora gli arredi, verrà ripristinata anche l'illuminazione a LED e quindi darà molta più luce di quella che, anzi devo dire che non funzionavano proprio, quindi adesso questa zona verrà veramente rivalutata, è stata rigenerata come vedete perché qui era praticamente lasciata all'abbandono. Ringraziamo l'amministrazione e nella persona anche dell'assessore Licata che è stato veramente di parola e ci ha dato una mano per poter realizzare questo progetto. Adesso tocca a noi cittadini mantenere questo bene perché è un bene comune e dobbiamo veramente mantenerlo anche per le generazioni, perché dobbiamo educare anche i giovani a mantenere il rispetto di questi luoghi. Molte le specie di piante già piantate, mentre altre verranno interrate nelle prossime ore, con l'invito a tutti i cittadini di collaborare al fine di salvaguardare questi spazi. L'idea era di realizzare un polmone verde, ok? Quindi i primi elementi inseriti sono stati gli alberi. Abbiamo inserito 52 alberi, c'è molta varietà, biodiversità, quindi alberi anche da fiore, quindi avremo l'albero del corallo che fiorisce in primavera, poi la melia zedarac, la giacaranda dai bellissimi fiori viola che andrà in fioritura a giugno, in modo da avere i melograni, e poi entrambi i giardini sono circondati da siepi di oleandri di 5-6 colori diversi, in modo da avere in estate un effetto cromatico gradevole. Quindi l'idea di un polmone verde faccia gestire, ricco di piante diverse, nella speranza che i cittadini lo adottino. Per facilitare questo abbiamo fatto anche gli impianti di irrigazione a goccia.